migranti c'è la questione, diciamo, della richiesta di procedere contro il ministro Salvini. La giunta diciamo, al momento sta dibattendo, sembrerebbe che il Presidente del Consiglio presenterà una memoria in cui dirà che si assume la responsabilità come governo e quindi, diciamo, la decisione è stata collegiale, non del ministro. Parte anche qua notiamo questo cambio continuo di posizioni. Salvini pochi giorni fa diceva che era pronto a farsi processare, poi evidentemente si è messo paura e ha cercato il solito ombrello, come eravamo abituati nella prima, nella seconda e nelle altre repubbliche prima del governo del cambiamento, alla faccia del cambiamento, cioè quello di chiedere protezione. Mi par di capire che la parola utilizzata dal Presidente del Consiglio è responsabilità politica del governo. Qua parliamo di un'altra cosa. Qua c'è la magistratura autonoma e indipendente del nostro Paese, che in Italia vige la separazione dei poteri, che nella sua autonomia chiede il processo, il procedimento penale, quindi l'eventuale processo nei confronti del vice premier Salvini e ministro. Quindi se c'è un'assunzione politica collegiale, questo era evidente, perché tra l'altro la Costituzione prevede che sia il premier ad avere la responsabilità collegiale degli atti del governo. Ma credo che se invece si vuol parlare di responsabilità, come dire, penale dell'intero governo, il governo si dovrebbe autodenunciare davanti all'autorità giudiziaria. E se è veramente il governo del cambiamento e se soprattutto non hanno nulla da temere, perché qua non dobbiamo fare condanne preventive, si dà l'autorizzazione a procedere in modo che la magistratura non si trovi la solita immunità. Sarebbe molto strano, soprattutto non tanto la Lega, che c'è, voglio dire, viene dalla Prima Repubblica, dalla Seconda Repubblica, il partito più vecchio che abbiamo nel Parlamento italiano. La vera novità è se il Movimento 5 Stelle non dà l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Quindi non è sufficiente dire che la responsabilità politica, perché già lo è. Qua stiamo parlando di un'altra cosa. Si parla di un procedimento penale e credo che la magistratura deve essere messa in condizioni di esercitare la sua attività in piena autonomia, senza pressione da parte di chi che sia, per valutare se nelle condotte del ministro Salvini ci sono stati reati e addirittura se c'è un'assunzione di responsabilità di tutti, come io ho sempre pensato, allora evidentemente l'atto conseguenziale è l'autodenuncia da parte degli altri componenti del governo davanti all'autorità giudiziaria.